Buonasera, ben ritrovati al nostro appuntamento bisettimanale. Allora oggi, per chi ha visto sui social e ha ascoltato il nostro telegiornale, sa che ci vogliamo occupare di terremoti, ma non nello specifico, cioè non con notizie di cronaca o quant'altro, ma vogliamo un attimo fare un ragionamento più a 360 gradi, andando a scoprire chi con i terremoti, virgolette, ci convive, nel senso che li registra e li studia, in uno l'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Allora ringraziamo, perché l'abbiamo nuovamente in collegamento, era un bel po' che ci mancava questa chiacchierata, la direttrice dell'Osservatorio, la dottoressa Francesca Bianco. Buonasera, direttrice, grazie per essere con noi. Buonasera a lei e buonasera a chi ci ascolta. Allora, dicevamo che noi più o meno quotidianamente diamo delle notizie, delle rilevazioni di uno sciame sismico di Pozzuoli, ma ne parleremo tra poco. Ora, se lei mi consente, volevo fare proprio un ragionamento che fosse propedeutico a tutte le chiacchierate. Spesso noi diciamo è stato rilevato, è stato registrato, ma ecco, diciamo, l'Osservatorio Vesuviano di Napoli, con le immagini che vedremo, che abbiamo registrato qualche tempo fa lì da voi, di che cosa si occupa, qual è la rete che tiene sotto controllo il Matese, il Vesuvio, i Campi Flegrei, fino ad arrivare a Stromboli, eccetera. Quindi se ci vuole dare questa visione d'insieme di che cosa fate voi nell'arco delle vostre 24 ore, lei e i suoi diretti collaboratori. Allora, noi siamo prima di tutto un istituto di ricerca, ovvero sia noi sviluppiamo ricerca, abbiamo a che fare con una realtà scientifica che è, devo dire, abbastanza complessa ma anche molto stimolante, perché all'interno dell'Osservatorio Vesuviano convivono saperi diversi che si combinano insieme proprio per poi dare delle informazioni importanti sullo stato dei nostri vulcani. All'interno, il nostro staff è costituito da fisici, da geologi, ma soprattutto da da vulcanologi, da chimici, insomma, da informatici, da matematici, quindi è un insieme di persone che si collabora a tutto tondo mettendo in condivisione i propri saperi. E nella condivisione dei nostri saperi, naturalmente, noi poi realizziamo delle reti di monitoraggio multiparametriche che ci permettono di avere un monitoraggio, un'azione, diciamo, di controllo del territorio, controllo nel senso di osservazione. Non è che se i fenomeni naturali vanno avanti noi siamo in grado di fermarli, questo sia chiaro, lo dico come una battuta, però spesso mi rendo conto che c'è una sorta, come dire, di misunderstanding di quello che noi facciamo. Noi abbiamo messo a punto, grazie alle nostre conoscenze, dei sistemi di monitoraggio estremamente complessi che chiamiamo multiparametrici, perché ci permettono di controllare diversi parametri fisici e chimici sui diversi vulcani che noi monitoriamo, che sono appunto il Vesuvio, i Campi Flegrei, Ischia e lo Stromboli in particolare. Questi parametri multiparametrici non sono soltanto i parametri sismici, che sicuramente occupano buona parte della nostra attenzione, ma sono anche i parametri geodetici, ovvero quelli delle deformazioni del suolo, quelli delle variazioni dell'accelerazione di gravità, i parametri termici, i parametri chimici e i parametri legati alla deformazione in profondità del suolo con dei sistemi che chiamiamo dilatometri. L'insieme di tutti questi parametri misurati su tutti i vulcani poi ci permettono di definire lo stato del vulcano, così com'è nel momento in cui questi parametri, che misurano 24 ore su 24 e che arrivano nella nostra sala di monitoraggio, le cui immagini correre prima, poi vengono analizzati, vengono studiati e contribuiscono a definire lo stato del vulcano. Questo davvero molto in sintesi. Voglio dire ancora un'altra cosa. Alle attività di monitoraggio in senso stretto si accompagnano poi delle importanti attività di ricerca che riguardano soprattutto la modellistica e le attività, diciamo così, di studio della pericolosità dei vari vulcani, che vengono effettuate anche attraverso l'utilizzo di molti laboratori che abbiamo all'avanguardia, che ci permettono poi di analizzare i residui vulcanici delle ultime eruzioni di tutti i vulcani e che ci permettono di avere tutta una serie di informazioni importanti
diciamo, analizzando gli attuali residui delle attività fumaroliche che abbiamo in corso in questo momento sui vari vulcani. La cosa che le volevo chiedere, ovviamente tutto ciò presuppone anche una messa in rete con le altre regioni, anche poi con un livello centrale, immagino una protezione civile dove debbano confluire tutte le informazioni che voi ricevete per poi eventualmente mettere in moto le situazioni di emergenza qualora si verificassero degli eventi che richiedono l'intervento poi sul posto di aiuti, soccorsi e quant'altro. Allora, per quello che riguarda la nostra attività operativa, noi siamo parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile, naturalmente. Il Servizio Nazionale di Protezione Civile ha un'organizzazione che è capillare e riguarda tutti i comuni, tutte le regioni e naturalmente i centri di competenza, che sono i centri scientifici, che in quelle riunioni, che in quelle regioni e in quei comuni, che in quelle regioni e in quei comuni, insomma, in qualche maniera lavorano per gli interessi operativi e scientifici che dicevamo. Di fatto l'Osservatorio Vesuviano è in contatto con la Protezione Civile Nazionale, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e ha, diciamo, un complesso sistema di flussi di comunicazione attraverso i quali informa costantemente il DPC dello stato dei vulcani e delle eventuali variazioni che ci sono sui vulcani. La stessa cosa lo facciamo anche con la Protezione Civile regionale e lo facciamo anche con le protezioni civili comunali, laddove le protezioni civili comunali però sono organizzate e sono attive. Faccio un esempio: il comune di Pozzuoli, che ha una protezione civile organizzata e attiva. A proposito di Pozzuoli, ecco, dicevamo, noi più o meno quotidianamente abbiamo notizie di sciame sismico, come lo si vuole definire, cioè di questi piccoli interventi di notte o di giorno che si verificano nell'area Flegrea, Pozzuoli o comunque diciamo zona solfatara o anche addirittura all'interno del mare, nel porto stesso di Pozzuoli. Ecco, ci vuole descrivere un po' questi fenomeni, a che cosa sono dovuti e un po', ecco, se c'è stato qualcosa che più vi ha allarmato nell'ultimo periodo rispetto ad una situazione che ormai, insomma, è diventata un pane quotidiano, la normalità per quanto riguarda gli abitanti di quella zona che devono convivere obtorto collo con questo tipo di scossette che arrivano ogni tanto. Allora, a partire dal 2006 l'area dei Campi Flegrei presenta di nuovo il fenomeno del bradisismo. Il fenomeno del bradisismo vuol dire che c'è un sollevamento dell'area e questo sollevamento è accompagnato inesorabilmente dall'accadimento di terremoti e anche da variazioni nella composizione chimica delle due aree fumarolizzate, che sono Solfatara e Pisciarelli, grosso modo è così. Non tutta l'area dei Campi Flegrei si solleva nello stesso modo, la zona dei Campi Flegrei che si solleva di più è il rione Terra. Man mano che ci si allontana dal rione Terra, la deformazione del suolo diminuisce in maniera sensibile anche verso mare. Ovviamente tutte le volte che il suolo si deforma accumula stress, accumula sforzo che poi tende a rilasciare sotto forma di terremoto. Tutte le volte che noi osserviamo una variazione nella velocità di sollevamento, abbiamo un piccolo incremento della sismicità ed è quello che è successo nell'ultimo periodo, credo che sia a questo che lei si riferisce. Nell'ultimo periodo abbiamo assistito a un piccolo incremento nel numero dei terremoti. Per fortuna non ha un incremento della magnitudo dei terremoti, attenzione, non abbiamo registrato dei terremoti di magnitudo particolarmente elevata, siamo andati poco sopra 2, che è comunque una magnitudo bassa per i terremoti, attenzione. I terremoti di magnitudo importante sono quelli da 5,5 in poi, e noi questi per fortuna non li stiamo osservando e speriamo di non osservarli mai in nessuno dei nostri vulcani, normalmente. Quindi, questo incremento è dovuto al fatto che la deformazione, il sollevamento del suolo, che negli ultimi mesi aveva avuto una velocità dell'ordine di 10 mm al mese, poi da dicembre è lievemente aumentato a 13 mm al mese. Questa variazione ha fatto sì che, naturalmente, per lo sforzo
accumulato per questo gradiente di velocità di sollevamento, si è fratturato un po' di più, ma dove un po' di più intendo generando un numero maggiore di terremoti. Numero maggiore di terremoti che comunque per il 90% hanno tutti una magnitudo inferiore a 1, quindi per fortuna stiamo parlando di qualcosa che energeticamente è estremamente limitato. Man mano purtroppo che il suolo continuerà a sollevarsi, e per ora osserviamo che così si sta comportando il fenomeno bradisismico, registreremo sempre delle scosse di terremoto dovute proprio al sollevamento. Noi che siamo dei neofiti e che ci stiamo, come dire, accostando da qualche tempo alla situazione terremoti e andiamo a guardare anche con interesse i dati che vengono pubblicati costantemente dal sito dell'Osservatorio Vesuviano, io per esempio scorgevo vicino a questi terremoti magnitudo 1, cioè poi quel margine di più o meno 0,3-0,5 che è un margine di errore rispetto alla rilevazione. Chiamiamola incertezza perché errore fa pensare a un'altra cosa. Tutte le misure, qualunque sia la misura che noi effettuiamo in fisica, in chimica e nelle altre discipline scientifiche, è affetto da un'incertezza che è dovuta proprio a un'intrinseca incapacità di qualunque sistema di misura di, come dire, riprodurre in maniera, esatta la realtà. Per questo ci sono i musei delle scienze che conservano, diciamo, i prototipi, per esempio, di metro per effettuare una misura di lunghezza o di altre cose per effettuare le altre misure. Tutte le misure a questo mondo sono affette da un'intrinseca incertezza. Quell'incertezza, però, noi che siamo scienziati, siamo capaci di misurarla, di quantificarla. Quindi quel numeretto più o meno 0,3 che lei vede dopo la definizione di magnitudo significa che il sistema di misura che utilizziamo ha un'imperfezione non assolutamente risolvibile, non si può risolvere al mondo, nessuno lo può fare, però noi sappiamo dire di quant'è quell'imperfezione. Quant'è quell'incertezza? E definire quantitativamente quello che tra virgolette non sappiamo è una questione che ha un'importante rilevanza scientifica. Andiamo a dischi allora, a questo punto, prima di addentrarci sulle novità, se ci sono per quanto riguarda la situazione sismica del nostro territorio, vediamo un attimino questa pianta che abbiamo ricavato sempre dall'Osservatorio Vesuviano per quanto riguarda i punti dove sono sistemate gli strumenti di rilevazione del territorio. Abbiamo visto anche che ce n'è uno a Procida addirittura. Sì, a Procida c'è una stazione che in realtà fa parte della rete di Ischia, perché bisogna sempre ricordarsi che le reti sismiche, ma qualunque rete di monitoraggio, ha bisogno di avere dei punti di chiusura in certe aree, e quindi Procida era un punto ottimale. Insomma, io adesso non so se nella pianta che le proietta si vede anche la stazione di Procida, forse sì, c'è il triangolino. Sì, c'è cioè nella parte estrema in alto a destra Sì. la Ora, posizione di quella Procida. che viene proiettata è in realtà una parte delle stazioni sismiche che noi abbiamo, perché mancano quelle che noi chiamiamo mobili, ma che in realtà sono fisse e permanenti da agosto del 2017 là, e che non abbiamo intenzione di togliere, e che trasmettono continuamente i segnali nella nostra sala sismica. In pratica noi abbiamo sull'isola 14 stazioni sismiche, 7 stazioni GPS che misurano le deformazioni del suolo, 3 stazioni tiltmetriche che misurano le inclinazioni del suolo, poi abbiamo dei punti fissi dove misuriamo l'accelerazione di gravità e dei punti fissi dove misuriamo le temperature con telecamere termiche. Per quello che riguarda le 14 stazioni, queste sono spalmate su 12 siti. E sono costituite da 14 sensori che misurano la velocità, che acquisiscono il segnale sismico in velocità,
6 accelerometri che invece acquisiscono il segnale in accelerazione e che sono dei sensori importantissimi per dare informazioni sugli scenari di danno. Quindi sono i segnali accelerometrici che noi abbiamo, che poi vengono dati agli ingegneri per definire gli scenari di danno. E abbiamo anche un microfono a larga banda per coprire la banda acustica, insomma. Questo è sicuramente, date anche le dimensioni dell'isola, che per fortuna non sono paragonabili, sono molto più piccole rispetto per esempio all'area dei Campi Flegrei, c'è una densità di stazioni molto tanta, è una ridondanza di punti stazione che per noi è diciamo, piuttosto rilevante. Adesso abbiamo anche una ridondanza delle reti di trasmissione, che ci permettono, qualora ci sia un problema su una delle reti di trasmissione, di far partire immediatamente, anzi di avere già l'altra pronta a sopperire questa eventuale mancanza, perché naturalmente quello che succede durante il tempo potrebbe anche influire in qualche modo la nostra rilevazione magari per un problema sito che intervista di trasmissione che interviene per un crollo, eccetera. Quindi per questo adesso abbiamo dei sistemi di ridondanza anche nell'infrastruttura di trasmissione. Una curiosità, mi sembra di aver visto un puntino giallo anche sul Castello Aragonese, o sbaglio? Sì. Castello Aragonese è un nostro punto di misura storico. È stato uno dei nostri primi punti di misura dopo l'osservatorio di Casamicciola, che è il nostro punto di misura più storico, all'interno del quale abbiamo diversi strumenti di misura. A Ecco, lei l'altra volta che è stata ad Ischia, un anno fa mi pare, non so quando, a giugno, giugno del 2021, sì, ci quando aveva abbiamo annunciato, presentato. quando abbiamo parlato dell'osservatorio che passava di mano, dell'osservatorio di Casa Micciola intendo, lei Sì. ci diceva di nuovi impianti, nuovi strumenti che erano stati messi in azione. Esattamente, quello è un sono installati operativi in questo momento nella sala meridiana, che si è andata a configurare nel tempo come un punto strategico per il nostro monitoraggio multiparametrico. Nella sala meridiana noi abbiamo installato ben tre sensori SMIP, come dicevo prima, che hanno caratteristiche diverse. Accelerometro e ci sono due velocimetri, un velocimetro con una certa banda di frequenza, un velocimetro con una banda di frequenza molto più ampia per poter registrare anche eventuali eventi a bassa frequenza. C'è un sensore acustico infrasonico, perché come lei sa, spesso quando c'è un terremoto viene percepito anche un boato. E allora noi cerchiamo di registrarli questi boati, perché non sempre vengono emessi durante il terremoto, e c'è bisogno, insomma, per noi è un'informazione rilevante avere anche questa stima, questa misura. Poi abbiamo una stazione meteorologica completa, non perché facciamo i meteorologi, perché le condizioni meteorologiche in qualche maniera poi impattano sulle nostre registrazioni. E quindi abbiamo la necessità di conoscere in maniera continua anche le condizioni meteorologiche, la piovosità, la temperatura, l'umidità e così via. C'è poi una stazione GPS che serve appunto per misurare le deformazioni del suolo. Abbiamo poi il sistema di trasmissione, abbiamo poi due sistemi di trasmissione, perché abbiamo un ponte radio, quindi una trasmissione classica con i ponti radio sulle frequenze tipiche degli Hertz, e poi abbiamo i sistemi di trasmissione e ricezione su altre bande. Non voglio entrare adesso nel tecnico, ne abbiamo quattro ridanti. Quattro significa che il ponte radio più i quattro sistemi di trasmissione ridondanti, cinque possibilità diverse su sistemi diversi che noi abbiamo per trasmettere il dato, proprio a garanzia di avere sempre il nostro dato, qualunque cosa succede. Dottoressa, allora, sempre per noi altri neofiti che apriamo il sito e cominciamo a spulciare e vediamo l'ago che cosa ha segnato lì, Sì, per quanto sì. riguarda la decisione delle scosse, no?
la stazione IOCA che cosa ci riferisce? E come le dicevo anche a Casamiccio l'anno scorso, OC9 è andato in pensione. No, OC9 non è andato in pensione, è una stazione analogica. No. In realtà IOCA è la versione moderna di OC9. OC9 è la stazione analogica che non è proprio andata in pensione, noi ce l'abbiamo sempre, però preferiamo mettere la stazione digitale che ha un rapporto segnale-rumore molto migliore. Per questo Senta. motivo. Naturalmente la stazione di yoga che voi vedete continuamente sulla nostra pagina web registra 24 ore su 24 qualunque rumore venga intercettato dal nostro sensore, che può essere un rumore dovuto al traffico, può essere un rumore dovuto a condizioni orologiche particolari, tuoni, fulmini. Può essere un rumore dovuto a lavori che vengono fatti, lavori edili, per esempio, che vengono di scavi che vengono fatti in area, ma possono essere anche macchine che passano, dicevo prima, il traffico, può essere anche un terremoto. Devo dire che però in questo momento l'eventualità che si registri un terremoto non è molto elevata, per fortuna, perlomeno in base a quello che abbiamo visto. Nel 2020 abbiamo registrato 10 eventi in tutto nell'area di Ischia, per lo più localizzati sul settore subito a est delle falde dell'Epomeo. E di questi 10 solo 4 sono stati localizzabili, una magnitudo compresa meno 0,1 e 0,8, quindi cose molto piccole. Nel 2021 abbiamo registrato due eventi, uno di magnitudo 0,5 e uno di magnitudo 1,1 e nel 2022, cioè ad oggi, abbiamo registrato un evento di magnitudo 1,8. E adesso parliamo della famosa storia della subsidenza, no? Questo Sì. Epomeo che si sta sedendo, si sta accasciando nella parte sud, dall'altra parte dell'isola. Sì, non è solo Epomeo che si sta abbassando, che subside, il fatto che Epomeo sia in subsidenza vuol dire che sta abbassando. In realtà è tutta l'isola di Ischia che è soggetta a una generale subsidenza, però questa subsidenza che riguarda tutta l'isola è maggiore sul settore centrale e meridionale dell'Epomeo, sicuramente. L'Epomeo, dopo essersi sollevato, per motivi legati naturalmente a una spinta vulcanologica, l'Epomeo sapete benissimo, non è un vulcano, è un atto strutturale che si è formato grazie, diciamo, a questa spinta del magma sottostante. Dopo che si è formato, circa qualche migliaio di anni fa, se non mi ricordo male, 8.000 anni fa, però non vorrei, forse non sono sicura che sia questa la data, in questo momento non mi viene in testa, però dopo essersi formato in maniera piuttosto veloce relativamente a dei tempi geologici, adesso naturalmente, come tutte le strutture che sono un atto strutturale, comincia a pesare sulla parte basale. E così come è successo la notte del 21 agosto del 2017, tende ogni tanto, abbassandosi, a creare qualche piccola frattura sulla base, proprio perché la parte, diciamo, più elevata per questioni gravitative comincia a compattarsi, sta compattandosi, già compattata, e per questioni gravitative pesa un po' di più sulla base. Questo è fondamentalmente il fenomeno che ci sembra assolutamente, diciamo, rilevante per spiegare la sismicità per i terremoti più forti che abbiamo avuto a Ischia negli ultimi secoli, che per fortuna non sono tante e che per fortuna non hanno superato di molto la magnitudo 4. Quindi, quanto fausto l'evento del 21 agosto, però ci ha permesso per prima volta di registrare questo fenomeno rilevante, di poterlo studiare con le nuove tecniche, di poterlo studiare con una nuova scienza per fortuna, e abbiamo compreso il meccanismo
di fratturazione, che è una cosa assolutamente rilevante anche ai fini della messa in sicurezza del territorio, perché non si può non tenere conto dell'origine dei terremoti importanti di Ischia, che ormai è stata compresa, pubblicata su importantissimi lavori, su importantissime riviste scientifiche, non si può non tenere conto di questo. Un'altra parte della sismicità molto ma molto più bassa, che avviene di più nella zona tra Serrara Fontana e Forio, è dovuta invece alla circolazione dei fluidi idrotermali, del sistema idrotermale, che genera piccolissimi terremoti ma molto molto piccoli. Quella parte, e hanno un interesse per fortuna meno rilevante da un punto di vista della pianificazione del territorio in termini di pericolosità vulcanica. Per chiudere, dottoressa, torniamo per un attimo sulla zona cosiddetta del cratere o comunque l'epicentro del famoso terremoto, zona Piazza Maio, il fango, Casamicciola Arcamino e parte di Forio, che voi sicuramente state monitorando in maniera, voglio dire, quanto mai più specifica e con maggiore attenzione. Che cosa sta succedendo lì? Com'è la situazione? Da quello che voi sapete. Ma lì praticamente quello che succede, soprattutto nella zona di fango, continua a esserci una subsidenza un po' più marcata rispetto alle altre aree. Non osserviamo nessuna altra anomalia, ripeto, né sismica né deformativa in generale nell'area per il momento. Gli studi, dottoressa, che cosa ci fanno prevedere? Un ritorno Un ritorno di cosa? di un evento di una certa intensità? Allora, gli studi ci dicono che per quello che riguarda fare previsioni sui terremoti, nessuno al mondo è in grado di farli al momento, perché quello che noi sappiamo dei terremoti, soprattutto quello che noi conosciamo delle condizioni in profondità della zona sismogenetica di qualunque area nel mondo, è ora talmente tanto poco che non ci permette assolutamente di fare previsioni. Si azzarda a fare previsioni, dal mio punto di vista, non fa bene lo scienziato. Dottoressa Bianco, io la ringrazio per la pazienza con la quale si è voluta sottoporre a queste domande, perché credo che probabilmente erano dovute, perché quanti oggi si chiedono come funziona, forse non se l'era mai chiesto, per tornare all'ABC di che cosa succede e di cosa uno scienziato fa dalla mattina alla sera davanti a questi strumenti. Ecco, quindi ci è sembrato un modo come un altro per rendere più gradevole e più scolastica. Ecco, abbiamo fatto una lezione di una mezz'oretta per cercare di capire come trascorrete le vostre giornate al vostro lavoro. Ma credo che questa sua trasmissione oggi sia estremamente meritoria e ha anche un risvolto importante di mitigazione del rischio, perché condividere queste informazioni con chi ci ascolta già di per sé è un'azione di mitigazione del rischio. Informare la popolazione su questi temi scientifici, sarebbe anche importante farlo sulla pianificazione territoriale, ma questo non è il nostro mestiere. Però serve assolutamente alla popolazione per avere una maggiore conoscenza e una maggiore sensibilità rispetto a questi fenomeni con cui ogni giorno si potrà imparare a vivere, Dottoressa, la soprattutto se si ringrazio. mette in sicurezza il proprio. La ringrazio, le auguro buon lavoro. Ci sentiamo allora. Speriamo di rivederci qui a Ischia. Volentieri, assolutamente. Buonasera, grazie ancora per la disponibilità. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Allora, a questo punto noi dedicheremo questa seconda parte della nostra trasmissione a questioni che più ci sono vicine. Abbiamo voluto dare questo spaccato un po' più universale, un po' più generale, fino ad arrivare al particolare. Pozzuoli e Ischia sono gli episodi che, insomma, viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, anche dal punto di vista giornalistico, ecco. Allora, adesso andiamo invece nello specifico del terremoto di Ischia, Casamicciola Arcamino e Forio, del 21 agosto 2017. E lo facciamo con una dichiarazione del professor Giuseppe Luongo, che abbiamo intervistato ieri a Napoli, ex direttore dell'Osservatorio Vesuviano, un illustre vulcanologo che non l'ha mai mandata a dire fin dal 21 agosto 2017, ha sempre sostenuto determinate cose e oggi le rifà perché oggi arriva il nuovo commissario per la ricostruzione, il dottor Legnini, e quindi, insomma, Luongo
ribadisce le cose che aveva detto anche a Schilardi e non solo da 5 anni a questa parte. Allora sentiamoci questa intervista realizzata da Marco Altore al professore Lungo e poi ritorniamo perché abbiamo altre cose da ascoltare in questa seconda parte della nostra chiacchierata. Lungo. Giuseppe Luongo, già direttore dell'Osservatorio Vesuviano e docente di vulcanologia alla Federico II, ad Ischia si nomina un nuovo commissario straordinario per la ricostruzione, ma sono passati quasi 5 anni e manca ancora un vero e proprio piano. Sì, manca un piano, o comunque qualcuno dice che il piano c'è. In realtà quello che manca è la ricostruzione, se intendono fare la ricostruzione. Io sono su un'ipotesi diversa, io ho proposto che nell'apice centrale, il terremoto del 21 agosto 2017, non si costruisca e siamo in un'area che ha una dimensione di 1 km², o se anche meno. Questo perché i terremoti in quel sito sono avvenuti ben 5 grossi terremoti con altrettanti disastri dal 1796 al 2017. Si ripeterà in futuro in quell'area il terremoto perché le condizioni tettoniche, la struttura dell'Epomeo si sta comportando in questo modo, sta sprofondando lentamente e scivola lentamente verso il mare, verso sud. In alcuni momenti questi scivolamenti che sono lenti, dell'ordine di mezzo centimetro all'anno o un centimetro all'anno, di tanto in tanto diventano dei veri e propri disastri, movimenti veloci, il terremoto, quello che è accaduto appunto il 21 agosto del 2017. Professore, il nuovo commissario Legnini sostituisce il prefetto Schilar, cosa si può fare ora di più e cosa si deve fare di più? Ma io spero che il nuovo commissario innanzitutto sia più veloce del passato, perché quasi 5 anni per non fare quasi nulla e mi sembra che sia proprio, diciamo, massimo negativo secondo me. Legnini potrebbe accettare almeno in parte l'ipotesi che faccio io, farla sua questa ipotesi, perché io penso che il terremoto a Casamicciola possa essere trasformato in un fatto positivo, cioè nel senso la trasformazione dell'attività economica, lo sviluppo di questo territorio attraverso una realizzazione di un parco scientifico, naturalistico, parco delle acque termali nell'area epicentrale e naturalmente realizzare anche per la Piazza Maio, che è il simbolo di questo terremoto, un museo civico, un museo della memoria. Tutto questo può diventare un attrattore, specialmente con la struttura di ricerca che sto proponendo, perché invito a realizzare ricerche molto avanzate sui terremoti tipo quello di Casamicciola, poco profondi, moderata magnitudo, alta intensità. Tutto questo avviene in tutte le aree vulcaniche e nel nostro Appennino abbiamo qualcosa di simile, quindi sarebbe un grosso passo in avanti sia per la ricerca naturalmente, ma sia per gli effetti sulle costruzioni, sulla sicurezza sismica nei nostri territori. In virtù della sua esperienza tecnica e scientifica, ha scritto proprio anche da privato cittadino al nuovo commissario Legnini, lo diceva prima, per non far ricostruire nell'area del cratere. Sì, io ho invitato Legnini a riflettere su queste cose e naturalmente devo dire che sono anche un po' deluso della mancanza da parte comunità locale ad affrontare questi problemi con lena, con impegno, e anche il silenzio del mondo della ricerca scientifica mi lascia un po', diciamo, sì, perplesso, perché ipotesi che avanzate possono anche essere positive o comunque possono essere rigettate e il confronto può aiutare a trovare una soluzione migliore. Professore, poi sull'isola c'è anche il fenomeno della subsidenza, se ce lo vuole spiegare e dare anche un suo commento. Ah, sì, in realtà dopo un lungo periodo di attività vulcanica nell'isola di Ischia,
durante questo periodo, stiamo parlando di secoli e di migliaia di anni, c'era una spinta, si registrava una spinta di una massa magmatica che qualcuno la definì la colite, con la forma di un corpo rotondeggiante che spingeva l'Epomeo, lo sollevava. Dopo l'eruzione del 1302, che è l'ultima nella serie delle eruzioni, questa spinta non c'è più. È venuta la spinta, l'Epomeo che prima si sollevava lentamente, ora affonda lentamente. Siamo anche in un'area tettonicamente tensile, cioè c'è una sottiglia della crosta che agevola questo fenomeno. Quindi la subsidenza dell'isola di Ischia è dovuta a questo fenomeno tettonico, quindi regionale, ma anche locale, cioè il carico del Monte Epomeo. E a questo si aggiunge anche lo sciame sismico che vediamo negli ultimi tempi nell'area flegrea, questo quanto può influire sulla città di Napoli e sulle isole? Questo è anche ai Campi Flegrei, abbiamo un fenomeno molto localizzato, quindi anche ai Campi Flegrei la sismicità è legata ai movimenti verticali del suolo, in questo caso alla spinta verso l'alto. Quando questa spinta avviene con una velocità maggiore, si accumula energia, tensione nelle rocce e prima o poi le rocce non resistono e si fratturano. Questi terremoti che stiamo registrando negli ultimi tempi sono fratture nella crosta. Naturalmente sono fratture moderate e quindi le magnitudini sono basse. Questo è quello che succede. L'area di effetto è contenuta, quindi anche la città di Napoli può essere investita da questo fenomeno marginalmente. Infatti principalmente sono le aree di pianura, Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli e poi più o meno termina lì. Il centro è la Solfatara, i Pisciarelli, Agnano e quindi siamo, diciamo così, in una fase di transizione. Dobbiamo vedere se il fenomeno si incrementa o meno. In questo momento ha avuto una spinta maggiore in questi ultimi mesi e quindi ha dato questa sismicità. Speriamo che rientri. Professore, un'ultima domanda. Ci segnalano dei telespettatori nella zona via Costanito, Sentinella, Casamicciola, proprio dove è stata colpita il terremoto, si stanno facendo dei lavori per il metanodotto. Ora ci si chiede, possibile che non c'è un piano ancora di ricostruzione, ma si lavora il metanodotto, non è pericoloso? Bisognerebbe tener conto della sismicità di quel territorio e dei movimenti verticali del suolo e anche orizzontali in quel territorio. Quindi il progettista ha progettato l'impianto del metanodotto, queste condotte del metanodotto, dovrebbe mettere, diciamo così, nel lancio questi movimenti per evitare eventuali fratture. Si può fare, si può lavorare in questo senso, però bisogna, se noi realizziamo una tubazione lunga senza snodi, probabilmente si potrebbe andare incontro a fratture nel prossimo futuro. E anche questo aspetto e sull'intera tematica terremoto Ischia bisogna porre l'attenzione. Assolutamente, bisogna rispondere adeguatamente alle conoscenze che già abbiamo e che abbiamo acquisito in anni e anni di ricerca. Grazie. Diverse allora le questioni che il professor Luongo ha ovviamente sunteggiato rispondendo alle domande del nostro Marco Altore, ma noi in questa sede vogliamo perseguire la strada dei commissari. Avete sentito il commissario Legnini, Luongo diceva in maniera polemica, speriamo che sia un po' più veloce e che realizzi cose che non si sono viste nei 5 anni precedenti, polemizzando un po' con Schilardi, con le cose portate avanti da questo commissario negli ultimi 5 anni. Insomma, ci andremo per gradi e non è questo il momento, ma le lasciamo attribuite al professor Luongo, che bene ha fatto ad esprimersi davanti alle nostre telecamera. Allora facciamo un passo indietro, i commissari. Il primo commissario che è arrivato è stato il commissario straordinario per l'emergenza, il dottor Grimaldi. Dopo un anno è stato sostituito con il commissario per la ricostruzione di nomina del governo, il dottor Carlo Schilardi. Entrambi si sono incontrati quando Schilardi per la prima volta è arrivato ad Ischia nel cinema Excelsior di Ischia il 21 agosto 2018, giusto un anno dopo. Ma noi andiamo per gradi, lì c'eravamo e abbiamo intervistato innanzitutto il dottor Grimaldi, che ci tracciava un po' un bilancio dell'attività della sua funzione di commissario per l'emergenza, ma c'erano anche le due rappresentanti del Comitato dei Terremotati, Susi Capuano ed Annalisa Iaccarino. Vediamoci i servizi.
L'agosto è una data che ormai segna l'isola di Ischia e incominciamo subito con il parlare con il commissario per l'emergenza, il dottor Grimaldi. Dottore, allora ad un anno di distanza tante sono le cose fatte, tante si potevano ancora fare. Adesso che cosa si attende? Il passaggio del testimone con la ricostruzione o... Le cose che si dovevano fare sono state tutte quante avviate e gran parte sono anche fatte, nel senso che penso che sia l'unica emergenza sisma che il contributo di autonoma sistemazione è stato pagato fino a luglio, al 31 luglio, per chi ne ha diritto, con stesso discorso con le sistemazioni alberghiere. Sono partiti gli interventi, anche quelli le urgenti, ne devono partire ancora 11 che partiranno immediatamente subito dopo all'inizio di settembre. Poi un passaggio di testimoni, allo Stato non è che c'è un passaggio di testimoni, ci sono due fasi molto correlate tra loro che sono l'emergenza e la ricostruzione. Partirà la fase della ricostruzione con il commissario nominato, che allo Stato non è che ha ancora le regole per poterla gestire, e che lui sicuramente vi dirà meglio come sta la situazione. La fase di emergenza per il momento è stata prorogata al 25 febbraio 2019 e continueremo a fare le attività di assistenza e soccorso alla popolazione. A proposito di popolazione, Susi Capuano, che cosa significa per voi questo 21 agosto, Susi? Veramente una commozione a noi tutti malati, dico io, perché siamo malati terminali alla fine. Questo cancro è venuto il 21 agosto del 2017, non siamo riusciti a debellarlo, anche se era un tumore benigno, definisco. Però il problema è che ora, se non entriamo, come dice il commissario, in un decreto, non abbiamo una 189, non abbiamo delle regolamentazioni, è come avere una malattia senza cura. Quindi cosa fare? Al momento quest'anno è stato un anno di stallo, effettivamente quel poco che si è fatto dell'amministrazione si è fatto ben poco, quel poco che ha fatto anche il commissario, abbiamo fatto poco, potevamo fare tanto, potevamo, però senza regole non può fare nulla, quindi ammettiamo, speriamo che riusciamo ad avere queste regole, speriamo di entrare in questa 189 se riusciamo ad entrare, e poi ci vuole pochissimo, noi siamo gente che subito ci rialziamo e subito lavoriamo, non è che ci vuole tanto. Diciamo la speranza, Annalisa Iaccarino, veramente adesso cosa ci attendiamo? Cosa deve succedere di nuovo, di diverso, per dare una marcia in più affinché questo terremoto si riconverta in fase positiva? Null'altro che essere trattati e considerati come terremotati dei cittadini italiani. Noi quello che abbiamo chiesto fortemente è stato il commissario per la ricostruzione e delle certe, partire dalla 189 del centro Italia e da lì cominciare. L'8 agosto fortemente richiesto dalla popolazione, e tengo a sottolineare non dalle amministrazioni, e questa nomina è stata fatta dal primo ministro Conte al prefetto Schilardi, che è una persona molto qualificata, pronta a partire da zero e a vedere tutti i problemi e a farci avere tutti i diritti che ci spettano. Quello che mi auguro e che so per certo che avverrà, perché mi spetta e perché spetta a tutti noi, è quella di una riqualifica di Casamicciola, di una sicurezza estrema per Casamicciola, per la ripresa di noi terremotati, che abbiamo questa ferita che sanguina forse ancora più di l'anno scorso, e che sia un auspicio per il turismo e per la ripresa economica di tutta l'isola. Grazie. Parole datate 2018, ma che sembra siano ancora attuali, visto che la storia la conosciamo, così come è venuta avanti negli anni fino a ieri l'altro. Ne parlavamo con Annalisa Iaccarino proprio qui in diretta da studio qualche settimana fa. La situazione che è ancora lì in fase di stallo, con una ricostruzione che ancora non vede l'ora di ripartire, con la situazione che è passata e si è rimpallata dal governo alla regione. Insomma, un po' di cose sono cambiate, ma forse Luongo non ha tutti i torti se dice che poco o nulla è stato fatto in questi 5 anni, soprattutto sul versante ricostruzione. Allora il prefetto Carlo Schilardi, nominato a inizio agosto 2018, il 21 agosto 2018, a un anno esatto dal terremoto, arriva a parlare con soprattutto i cittadini lì nel cinema Excelsior di Ischia. Noi ci vediamo questo servizio che abbiamo voluto lasciare live, perché c'è anche l'audio e le immagini di quando ci siamo avviati verso l'auto ad accogliere il neo prefetto, neo commissario per la ricostruzione, Carlo Schilardi. Vediamo il servizio. Schilardi?
i due commissari, Schilardi e Grimaldi. E Schilardi? Bene. Dottore, buongiorno. Tele Ischia Medio Romano, il collega Martone di Casa 21. Ben arrivato a Ischia. Grazie. Speriamo che diciate anche in futuro la stessa cosa. E partiamo proprio da qui, ecco le primissime cose da fare, dottore. Dopo 12 mesi, una tanto attesa, finalmente è arrivata, adesso bisogna dare risposte concrete a questi cittadini. Guardi, in questo anno non è che non si sia fatto niente, perché tutti gli eventi sismici, le calamità eccetera, prevedono una fase di primo intervento che è quella di soccorso alle popolazioni. E mi pare che questo, bene o male, è stato fatto, che ci sono stati assistenti alberghiere per alcuni, ci sono stati contributi di sistemazione autonoma per altri, quindi una risposta dal punto di vista immediato c'è stata. Adesso dobbiamo fare sempre, va bene, attenzione ad aiutare questa gente a ricostruire le proprie case. Quindi un piano c'è, una di base, nel senso che è stata fatta una rilevazione, ci sono delle schede, anche se fatte a metà, che indicano quali sono le case danneggiate e di chi sono. E adesso bisogna vedere quanto serve e in che maniera soprattutto sarà possibile erogare gli importi, perché lei sa che per pagare o per dare denaro bisogna trovare dall'altra parte una situazione di legittimità, almeno una legittimità parziale, come è stato nell'Italia centrale, dove con delle norme si è aiutato gente che aveva fatto piccoli abusi, ma certo non si può risolvere totalmente altre situazioni più delicate e più complesse. Comunque faremo il piano e cercheremo di vedere. Al momento ci sono solo io, non c'è un ufficio, non c'è una persona, non c'è niente. Tutto quello che le dico è perché ho studiato attentamente gli atti che sono stati fatti, esercitati dal commissario per l'emergenza e dalla protezione civile. E quindi poi sono passati gli anni, da quel 21 agosto 2018 fino ad arrivare a questi giorni, quando cioè è stata archiviata l'esperienza del prefetto Schilardi ed è arrivato, almeno nella nomina, non ancora perfezionata del tutto, del nuovo commissario per la ricostruzione, nella persona del dottor Giovanni Legnini, già commissario per il sisma del centro Italia, nominato appena nel 2020. E insomma c'è grande speranza da parte dei cittadini verso questo commissario, viste le cose che ha realizzato in pochissimo tempo nel centro Italia, potrebbe, come dire, dare quell'impronta in più, quell'accelerata in più che tutti si stanno attendendo, compreso, lo ricordo, il professore Luongo, qualche minuto fa lo abbiamo ascoltato. Allora, chi è Legnini? È venuto Legnini, è stato a Napoli ieri, ha incontrato i sindaci, noi siamo stati lì, insomma, tra poco ascolteremo il commissario Legnini e ascolteremo anche le prime impressioni dei due sindaci che lo hanno incontrato, ma tra pochissimo, dopo la pubblicità. E continuiamo a parlare di terremoto sull'isola di Ischia e del nuovo commissario per la ricostruzione, il dottor Giovanni Legnini. Lo abbiamo conosciuto, ieri lo abbiamo ascoltato, ma prima ancora di rivederlo e di sentire i due sindaci che già hanno avuto modo di scambiare le prime impressioni con lui, vediamo questa scheda che ci presenta chi è e da dove viene Giovanni Legnini. 63 anni compiuti il 6 gennaio scorso, l'avvocato Giovanni Legnini, nativo di Rocca Montepiano, provincia di Chieti, è il nuovo commissario per la ricostruzione del dopo terremoto isolano. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nei giorni scorsi, Legnini è stato confermato per il 2022 nell'incarico di commissario straordinario di governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 nel centro Italia e nominato commissario straordinario di governo per gli interventi nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017. Legnini entrerà in funzione nuovo incarico non appena concluso l'iter per la registrazione del decreto di nomina. Laurea in giurisprudenza con 110 lode, il curriculum dell'avvocato Legnini è denso di incarichi istituzionali. È stato sindaco del suo paese per 12 anni, quindi consigliere comunale e presidente del civico consesso di Chieti, poi senatore e quintato, quindi sottosegretario alla presidenza del Consiglio e sottosegretario al Ministro dell'Economia, fino ad arrivare nel 2014 all'incarico di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal febbraio 2020 è commissario per la ricostruzione del centro Italia. Ringrazio il Presidente del Consiglio Draghi per la fiducia che mi ha accordato dandomi l'incarico di commissario straordinario di governo per la ricostruzione di Ischia che segue il rinnovo di quello per il centro Italia, ha detto Legnini. Sarò a Napoli e ad Ischia per avviare concreto lavoro insieme alla Regione, ai sindaci e ai cittadini, ha proseguito.
Si apre un'impegnativa e nuova fase nell'azione di riduzione e sviluppo di Ischia, ha commentato poi il presidente della Campania De Luca, cui la regione si dedicherà con impegno e pieno spirito di collaborazione con la struttura commissariale. Nei prossimi giorni, dice De Luca, programmeremo un incontro con il neo commissario Legnini per concordare il rapido avvio del comune lavoro che ci rivedrà impegnati nei prossimi mesi. E così è stato, infatti poi ieri il commissario Legnini, dopo aver incontrato i due sindaci di Raccoameno e di Casamiccio nella sede del commissariato a Via Marina a Napoli, si è recato a Santa Lucia ad incontrare il presidente della regione De Luca. E ovviamente nel palazzo di Via Marina c'era lì appostato, è il caso di dirlo, il nostro Marco Altore. Sentiamo allora le prime dichiarazioni del commissario Legnini. Cosa è emerso da questa prima riunione qui a Napoli sul tema del terremoto ischitano e il suo insediamento? Innanzitutto oggi non viene perfezionato l'insediamento per la ragione che attendo la comunicazione formale del decreto del Consiglio dei Ministri di nomina che è stato emanato, registrato ma in via di trasmissione. Ho avuto la possibilità di incontrare, dialogare e ringraziare il commissario Schillardi per il lavoro che ha fatto. Con lui da subito abbiamo instaurato un dialogo fruttuoso, proficuo e di collaborazione per questa fase di avvio e ho dialogato, mi sono già confrontato con i sindaci vista dell'insediamento definitivo che ci sarà la settimana prossima e lo farò ad Ischia, a Casamicciola, insieme ai sindaci, per un primo incontro ricognitorio vero e le prime decisioni la valutazione delle prime decisioni che dovremo assumere. Importante la sua presenza sul territorio, sul nuovo corso commissariale per quanto riguarda il teatro Ischia, che azioni saranno messe in campo per dare risposte ai cittadini? Innanzitutto un approccio di metodo che è mio da sempre e che cercherò di ulteriormente rafforzare per una vicenda, quella della ricostruzione post-sisma Ischia, che è molto complessa, e lo sapete bene, e cioè dialogo, leale collaborazione, raccordo costante con le istituzioni. Oggi incontrerò il presidente De Luca, con lui definiremo i primi indirizzi, diciamo, che riguardano il mio mandato. Ho già incontrato e mi terrò in stretto e costante raccordo con i sindaci e con le altre istituzioni. Poi ascolto decine e poi decisioni che possono determinare un avanzamento della ricostruzione che i cittadini giustamente attendono da tempo. Alcune cose sono state fatte, altre bisognerà farne, molto rilevanti e molto complesse, e che dovranno essere ben meditate. La settimana prossima incontrerò appunto i rappresentanti della comunità dei tre comuni colpiti e lì comunicherò le prime iniziative che assumerò. Il terremoto lei lo conosce bene, ha già lavorato per il centro Italia, ricordiamo i terremoti 2016-17. Per la verità io ebbi già un'esperienza come delegato del governo di ricostruzione all'Aquila, poi il centro Italia, mi sono occupato in Parlamento di queste problematiche sempre. E anzi mi piace ricordare che il mio primo approccio con il terremoto si verificò qui in Campania, perché io nel 1980 feci il volontario da ventenne in Irpini dopo il terremoto. E c'è stato anche questo aneddoto legato al terremoto del 23 novembre 1980, il famoso terremoto dell'Irpinia, quando Giovanni Legnini, giovanissimo ventenne, ha partecipato come volontario a quella operazione, quando ancora non esisteva la protezione civile che sarebbe poi nata da quell'esperienza. Allora, dicevamo, i sindaci che sono stati a dialogare con lui nel palazzo di Via Marina, ascoltiamo allora quelle che sono le considerazioni dopo l'incontro rilasciate ai nostri microfoni dal sindaco di Raccoameno Giacomo Pascale e da quello di Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna.
Sindaco, il primo bilancio di questo incontro fatto con il commissario, futuro commissario, imminente commissario per la ricostruzione a Via Legnini. Beh, è una persona sicuramente di grossa concretezza, è stato bello a stare che ci sarà continuità, che il lavoro fatto comunque va salvaguardato, perché ricordiamoci che tanto è stato fatto. L'occasione ci è gradita innanzitutto per ringraziare del lavoro svolto il commissario Schilardi, che ha seguito con molta concretezza e soprattutto con molta umanità, perché Schilardi resta un commissario che ha fatto più del suo ruolo in tante occasioni, e questo sicuramente è encomiabile da parte sua, ed è, diciamo, è un dovere e un piacere aver collaborato con lui. Ora però, a distanza di anni, bisogna risolvere totalmente la questione. Sì, beh, certamente l'auspicio è quello innanzitutto di non dover più correre a Roma puntualmente per chiedere norme, ma che proprio perché il commissario è unico possiamo avere le stesse norme del centro Italia, e quindi, diciamo, non rincorrere provvedimenti legislativi ad ogni occasione. Bisogna dire che già abbiamo attinto abbastanza anche da tutte le ordinanze, alcune in deroga del centro Italia, proprio del commissario Legnini, la sua fama lo prende un uomo pratico, concreto, e sicuramente ci aspettiamo, diciamo, un impulso in questo senso. È chiaro che per giungere a questo ci vuole la collaborazione di tutti gli enti preposti, in uno spirito di leale collaborazione dalla Regione Campania, alla Sovrintendenza, all'autorità di bacino, alla città metropolitana, ma voglio dire, questo la ricostruzione la si fa solo quando tutti gli enti preposti remano nella stessa direzione. Non è che si è andati lenti perché qualcuno ha sbagliato, ma sicuramente se dobbiamo accelerare bisogna che accelerino tutti. È importante, come è stato detto, dialogare con voi sindaci, con la Regione Campania, impegnata in prima linea, ma anche ascoltare i cittadini. Eh beh, certamente adesso stamattina non si è proceduto al passaggio di consegna, perché la nomina è arrivata ieri, quindi il decreto è stato firmato, ci hanno informato che deve essere registrato, ma sicuramente dalla settimana prossima comunque si sarà sull'isola, e sicuramente lì ascolterà di nuovo i sindaci, ascolterà i consigli comunali, gli uffici tecnici, soprattutto la popolazione, che si aspetta, anche alcuni si aspettano da questo cambio di commissario altre cose, ma sicuramente la ricostruzione era e resta un punto nodale. Oggi cambia il commissario, prendiamo atto e offriremo a lui una collaborazione concreta sul piano istituzionale. Sindaco, la sua impressione su questa prima riunione fatta con il commissario Legnini? Beh, vabbè, non si tratta di impressione, ma si tratta di certezza, perché stamattina siamo stati, ecco, con il commissario Schilardi e il commissario Legnini, quindi due persone che effettivamente hanno... Il commissario Schilardi ha scritto già una storia, una pagina importante della ricostruzione di Casamicciola, e il dottor Legnini invece, ecco, è chiamato a continuare su quello che già effettivamente Schilardi ha tracciato, e di proporre ancora di più iniziative e risoluzioni che a noi servono per, appunto, affrontare meglio la ricostruzione. Avete già fatto una richiesta a parlare? No, la richiesta particolare stamattina credo che non è il caso. Stamattina, ecco, abbiamo parlato di tutto quello che abbiamo fatto, di come abbiamo fatto, quindi ci siamo confrontati, abbiamo esposto alcune considerazioni, e quindi ci siamo anche detti ciò che effettivamente adesso serve per procedere in ricostruzione, perché alla fine, ecco, la nostra osservazione quando uscì la legge 130 fu proprio quella di dire: vabbè, ok, un punto di partenza, partiamo da qua, perché poi è chiaro che dobbiamo andare avanti, la dobbiamo sempre più arricchire e puntualizzare negli aspetti, ecco, puntuali, nei problemi che appunto Casamicciola. Quanto è fondamentale il dialogo nel triangolo Isola d'Ischia, commissariato straordinario, Regione Campania? È fondamentale, cioè noi l'abbiamo perseguito e credo che l'abbiamo sempre dimostrato e lo dimostreremo sempre, perché è logico che in una situazione così complicata, dove spuntano problemi su problemi, non c'è possibilità di uscirsene da solo, anzi c'è necessità che ci sia sempre più collaborazione e ci sia sempre più, ecco, la volontà di portare avanti un problema che poi, ecco, non c'è possibilità di poterla andare ad attribuire un colore politico a una parte politica, perché il problema è così trasversale che tocca a tutti, quindi è inutile farsi, ecco, promotore per dire sono stato io oppure devo essere solo io. Questo discorso in questi momenti non serve a niente, non serve a nulla, anzi abbiamo
accolto con piacere proprio questa puntualizzazione del dottor Lini, che certamente, ecco, ha responsabilità ma tanta esperienza, e su questo grande esempio è stato anche il commissario Schilati. E dunque la prossima settimana Legnini sarà sull'isola per ricominciare a ragionare, ad ascoltare le popolazioni, i consigli comunali, insomma si entrerà nel vivo. Noi, per chiudere, la regione, il ruolo della regione Campania, che dal finire del 2019 è entrata nel processo di ricostruzione. E ne abbiamo parlato l'altra settimana con il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacolo. Il ruolo della regione, la questione della ricostruzione. Sentiamoci lo stralcio. Noi dobbiamo completare in tempi accelerati la redazione del piano di ricostruzione con una normativa complessa, perché deve tenere conto della singolarità del territorio, della diversificazione territoriale, di questa tematica della regolarizzazione degli abusi edilizi laddove è possibile naturalmente regolarizzare, e di come governare l'opera di ricostruzione. L'erogazione dei contributi e il piano di ricostruzione sono due facce della stessa medaglia, e se occorrerà introdurre delle norme che agevolano questo raccordo con ordinanze commissariali, noi vediamo che questo possa essere fatto, e spero che ci siano anche delle agevolazioni normative nazionali che aiutano l'esercizio di questi poteri, così come sono stati conferiti al commissario Italia, cioè Legnini deve operare ad Ischia con poteri analoghi a quelli che ha esercitato e che esercita per il centro Italia. Questo è molto grande per poter andare avanti in modo spedito. E chiudiamo qui questo speciale dedicato al mondo del terremoto in Campania, Pozzuoli, l'Osservatorio Vesuviano, Ischia e quello che accadrà. Quello che poi succederà la prossima settimana sarà oggetto di cronaca, che vi racconteremo come sempre nei nostri telegiornali e nei nostri speciali. Buonasera, arrivederci.